Sei? Vai. Vai, parla. Salve a tutti amici di YouTube e benvenuti in questa nuova Deck Profile. Oggi siamo ad Arcor e figa. Oggi un mazzo, ma dire strano e dire poco. È abbastanza geniale. Però, tipo, ha chiuso 5-1 quest'uomo qui. Vado. Vai. Vai. Tre scettri, tre sedia. Adesso. Sì. Poi tre di questi. Due. Questi sono forti. Visto. Allora questo ti permette di settare questa. Sì. Questo ti permette di pescare, questo cerca tutte e due. Sì, fino sì. Con due di queste carte. Figa, le ali, due carte. Le ali sono gigantesche. Sì. Ti fai tipo cos'è? Più tre con ali e venditore. Sì. Cioè, cerchi un turno e il turno dopo lo rifai. Fortissimo. Ha chiuso 5-1, è l'unica che ha perso contro il sottoscritto. È il Monk, è troppo forte. Scarti lui, scarti lei parte, poi porti sia il scettro che il cane. Stai porcate. Sono grossi. Poi Vulpo, che fai Beast e Fischua. Questo che mandi di Brilliant oppure. Vabbè si sì, fai le maiale corpo per fare i rango qua. I target di Brilliant. Gioco 2 non 1 perché comunque il mazzo è stabile anche se ne peschi 1. 3 Cristina. Cristina è un po' forte, mi dicono. Eh sì, quella è una figurina forte. Brilliant. Joy Vendo. Sì. Il monocorpo e le trappe. Penso che non siano nemmeno da spiegare. No, infatti. Le trappe, solo tre colpi. Extra. Escicelo sto extra deck. Allora. Norden. Sì. Sera finita. Castel. Cargorgon. Che lo fai. Sempre con Beast, così almeno non lo possono spaccare. Poi questa che fai con la fatta per T1 quelle meno male dai va bene e niente quindi dai, ringraziamo grazie. Mirko per la profile e noi ci vediamo in un prossimo video, lasciate un piace su esatto, lo taggeremo su Facebook come ci dice il buon Azzalini, lo taggeremo. Ci vediamo in un prossimo video del Team Cavazzo. Bella. Buonasera, Bob.